per Inter la prendiamo un po' così, cioè un po' come deve venire, perché Inter ha bisogno di essere passione, grazie Maurizio, ha bisogno di essere ingaggio, qualche soldino non guasta, prego Franco. Resisto alla tentazione di allungare l'assegno, di mandare a quel paese il moderatore e di rinunciare all'intervento. No, io devo dire, credo che l'idea sia buona. Leggendo la mail che mi è stata mandata, quando ho letto facciamo dell'Italia una società dell'innovazione, un'economia digitale tra le più avanzate del mondo, mi è venuto in mente una assonanza con l'agenda di Lisbona. La ricordate quella del 2000? Facciamo dell'Europa, eccetera. Non è successo niente. Però il problema qual è? Il problema è che al di là delle assonanze non positive, noi oggi di questo abbiamo assolutamente bisogno come paese. Questo è il punto che io credo sia fondamentale. Noi oggi siamo un paese che, guardate, molti continuano a pensare che il problema fondamentale di questo paese sia la finanza pubblica, il debito pubblico, la fiscal consolidation. Non è così, e vedo che si comincia un po' a capirlo, perché se non facciamo ripartire la crescita e la competitività del paese, non riusciremo a risolvere neanche i nostri problemi di debito pubblico e di finanza pubblica. Il percorso di risanamento dei conti pubblici che abbiamo iniziato con grande determinazione e con grandi sacrifici da parte di tutti non è sostenibile nel tempo se non riparte la crescita e se non migliora la competitività del paese. Se questo è vero, allora dobbiamo guardarci intorno e quali sono i punti su cui far leva. La digitalizzazione è uno dei più importanti, non solo perché lo è oggettivamente, ma è anche, dico una cosa che a qualcuno sembrerà paradossale, uno di quelli su cui, volendo, mettendosi con grande determinazione a fare tutto quello che è necessario, è più alla nostra portata. Noi rispetto agli handicap competitivi che abbiamo, per dire, rendere competitivo il nostro sistema di infrastrutture di trasporto richiede investimenti colossali e tempi lunghi. Ridurre il divario del costo dell'energia per le nostre imprese non è cosa che si risolve molto facilmente e molto rapidamente. Affrontare il tema dei costi burocratici da regolazione, che in Italia sono più alti che altrove, è cosa che sembra facile ma che richiede invece lavoro e tempo. Questo, se si vuole, può essere uno degli handicap che noi abbiamo, o uno dei fattori competitivi che possiamo mettere in piedi più rapidamente. E allora bisogna fare. L'agenda digitale è sicuramente un'ottima cosa, che sono stati sottolineati da Pizzetti, che non ho sentito, ma so bene quello che pensa e che dice, e da Decina, che invece in parte ho sentito, le lacune possono essere colmate e integrate. Pensiamo a un'agenda digitale BIS che interviene anche pensando a un piano di politica industriale di incentivo all'e-commerce, anche sul terreno per esempio della disciplina degli incentivi fiscali, o meglio del trattamento fiscale dell'e-commerce. Pensiamo a un piano serio di alfabetizzazione digitale. Sono totalmente d'accordo con Franco Bernabé, da tempo dico che il ruolo del pubblico in questo settore, più che finanziare le infrastrutture, il ruolo del pubblico, dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti non fa parte del pubblico, usa risorse private e interviene con una logica di investitore di lungo termine, ma privato. Quindi il ruolo del pubblico, quindi con soldi di bilancio, dovrebbe essere soprattutto quello di occuparsi dell'alfabetizzazione digitale e della digitalizzazione dell'amministrazione e dei servizi che crea domanda. Questo dovrebbe essere il ruolo del pubblico.
importante che ci sia l'agenda digitale. Però guardate, io voglio ripetere qui una cosa che ho già detto, anche con qualche battuta che è sembrata polemica. Il problema non è che ci sia l'agenda digitale, ma il problema è l'attuazione dell'agenda digitale. Qualcuno mi ha fatto notare, qualcuno ha fatto anche questo esercizio, che buona parte delle misure che stanno nell'agenda digitale stavano già nella nostra sistema normativo e legislativo dalla fine degli anni 90. Io stesso ho ricordato, quando è uscita l'agenda digitale, di aver firmato insieme al ministro della Sanità Umberto Veronesi, l'altro era il ministro della Funzione Pubblica, il sottoscritto, il decreto che unificava la carta d'identità elettronica e la carta sanitaria, che adesso viene di nuovo riunificata dalla agenda digitale, ma nella nostra legislazione c'era già questa unificazione, c'era già in legge e c'era già anche il decreto attuativo. Adesso siamo di nuovo alla legge e aspettiamo il decreto attuativo. Allora il problema è che nel piano di governo dell'anno 2000 c'era l'interoperabilità tra tutti, di cui parlava poco fa, che oggi esiste. Quando io stavo nella commissione Attali e si riproponeva e riproponevo quel tema, e si scopriva che neppure i sistemi informativi delle varie forze armate francesi, no? Maria, erano interoperabili fra loro, diciamo, in Italia noi però l'abbiamo già messo nel piano di government per 5 anni e lo stiamo facendo, siamo al punto di prima. Allora il problema dell'agenda digitale è la delivery, è l'attuazione. E da questo punto di vista io credo che la proposta che fa parte dell'alleanza, di pensare ad un esplicito punto di regia politica della integrazione e completamento dell'agenda digitale, per quello che manca, ma soprattutto della sua attuazione, sia una proposta fondamentale. Una regia politica condivisa da 5 o 6 ministri non è una regia politica. Non è una regia politica. Quella può essere, come dire, l'assemblea dei partecipanti, voglio dire, ma occorre una regia politica. Poi che questa regia politica sia affidata ad un ministro ad hoc, ministro senza portafoglio ad hoc, o al ministro dello sviluppo economico, che però ha un preciso mandato e risponde, altrimenti ci troviamo. La prima esperienza non è positiva, perché nell'attuazione dell'agenda digitale siamo non certamente per colpa del buona cosa, ma siamo ancora, cioè per il momento non c'è stata neanche una falsa partenza. Perché non c'è stata una partenza? Perché finché non abbiamo gli strumenti non c'è una partenza. Quindi la delivery è fondamentale. Infine, io non sono del tutto d'accordo con Franco Bernabè che non ci sia un problema di infrastrutture. Credo che ci sia anche un problema di infrastrutture, e su questo rispondo alla sollecitazione attuale. La Cassa, il gruppo Cassa Depositi e Prestiti, nella sua missione fondamentale, che è di finanziare e investire a lungo termine per la crescita e lo sviluppo del Paese, è pronta naturalmente a fare la sua parte. Naturalmente non possiamo fare quello che non è il nostro compito. Noi siamo un investitore finanziario e quindi abbiamo bisogno dei partner industriali. Il partner industriale naturale in Italia è Telecom Italia, speriamo di poter concorrere con Telecom Italia alla rapida implementazione di un rapido ammodernamento delle infrastrutture di rete di telecomunicazione in Italia. Grazie.